È davvero difficile vivere, continuare una vita con il dramma di aver perduto un amico, un familiare, una persona che si conosce in un incidente stradale. Stamane a Sapri l'associazione Angela tra gli angeli Olus, con il patrocinio del comune in collaborazione con le scuole superiori del territorio, ha ricordato le vittime della strada. E in una bellissima giornata di sole, un corteo decoroso si è snodato per le principali vie del paese per poi arrivare in piazza San Giovanni, dove i rappresentanti della Chiesa, delle forze dell'ordine e della scuola sono intervenuti alla presenza di tanti giovani e dei familiari delle vittime della strada. Ho preso l'impegno di inserire nel percorso didattico quest'anno alcuni seminari di studio proprio sulla sicurezza automobilistica, ma in particolar modo sulla sicurezza delle macchine. E poi ovviamente con le forze dell'ordine già sono stati avviati dei progetti e delle collaborazioni che riguardano la prevenzione e quindi solo la conoscenza del codice, ma anche la prevenzione soprattutto nel mettersi alla guida. Sono fermamente convinto che il messaggio debba arrivare principalmente ai giovani. Purtroppo sulla strada le cause che provocano i maggiori incidenti sono dovute a uso dell'alcol, a disattenzioni, all'utilizzo del cellulare, alla mancanza di adozione di sistemi di sicurezza, quante volte non mettiamo la cintura quando ci muoviamo. Quindi ritengo che la maggiore azione da fare sia quella preventiva. Porto un attimo un consiglio che faccio prima a me stesso. Anche se si va di fretta, se si ha qualcosa da fare, cercare sempre di rispettare le regole, il codice della strada, soprattutto i limiti di velocità. Perché sono convinto che qualora si osservassero sempre i limiti di velocità, la percentuale degli incidenti sarebbe ridotta notevolmente. L'amministrazione si vuole dotare a breve di uno strumento che, quale quello del piano urbano del traffico, che va proprio in quest'ottica, cioè per dare al nostro paese le condizioni di sicurezza maggiori, sia per gli utenti della strada, intesi come automobilisti, che per i fruitori, che sono i bambini, gli anziani e tutti quelli che utilizzano la strada per andare a lavorare e per la loro vita di relazione. Noi non ricordiamo Massimo, Luigi, Antonio, gli altri, no, non li ricordiamo soltanto per nostalgia, per quello che è stato, poteva ancora essere e non è più. Li ricordiamo perché hanno lasciato un segno con la loro vita, perché oggi ancora ci ricordano quanto è importante e bello vivere. E noi dobbiamo dare spazio a questo inno alla vita. Ragazzi, amate la vita. Ve lo dice un padre che ha perso un figlio di 22 anni. Ragazzi, non pensate, non giocate con la vita, basta un attimo, basta. Se qualcuno vuole fare il bullo, vuole fare il gradasso, vuole fare il grande, scendete dalla macchina, l'onestà, la serietà, il trionfo della vita. Voi dovete puntare a diventare Presidente della Repubblica, quello dovete puntare. La vita non è un gioco. Noi siamo qui per farvi capire che la vita è un bene prezioso, come ha detto prima Giovanni, la dovete saper tenere stretta la vita e rispettare anche chi non c'è più, perché è giusto che ogni tanto pensate anche a questi ragazzi che non ci sono più, perché non hanno la stessa fortuna di tutti quanti noi. Preghiera per le vittime della strada. Signore, che segni i giorni, i secoli, il tempo, non dimenticare la vita di tanti poveri, sostieni i piedi di quanti sono giunti alle porte della Santa Gerusalemme.